Mister Erbetta, un 3-0 convincente senza discussioni, però conoscendola sicuramente qualcosa da migliorare c'è ancora. No, ma noi diciamo che oggi c'era ancora una giornata molto calda. La squadra non era brillante con le gambe, i ragazzi del Ferrera, a cui faccio i complimenti, hanno onorato bene l'impegno, ci hanno impegnato. Diciamo che il risultato è anche un po' bugiardo rispetto a quello che si è visto in campo, anche se noi abbiamo chiaramente dominato, fatto molte più occasioni, la squadra è molto più forte di loro, quindi bisogna essere soddisfatti, ma sappiamo che dobbiamo migliorare ancora tanto. L'apporto che ci si aspetta da un giocatore come Simone Fautario è entrato negli ultimi minuti, il passo si vede che è il passo di un giocatore di categoria superiore. Sì, più che il passo è un giocatore di categoria superiore e si vede, insomma, in questo momento è un giocatore che come entrata ha dato l'accelerata sulla sinistra. Ricordiamo che prima di lui ha giocato un 2000 e alla sua prima partita in Serie D, e neanche l'anno scorso aveva mai giocato, aveva fatto juniores regionale, pertanto è chiaro che la differenza si è vista, era un ostacolo da superare, però alla fine l'abbiamo superato. Nico Grasso, era una partita un po' particolare per lui visto che giocava sul suo vecchio campo dove ha segnato valanghe di gol, ha alternato degli sprazzi di grande calcio a qualche intestardimento intanto. Ma lui è un po' così, un giocatore un po' naif, un giocatore un po' particolare, fuori dagli schemi, che chiaramente ha diciamo, inciso nettamente su quello che era la prima realizzazione, mentre invece diciamo, per il resto ha fatto un po' a ombre e luci, via.